Il 25 luglio, la prima giornata mondiale del nonno e dell'anziano, la giornata che ha voluto il nostro Santo Padre, Papa Francesco, una giornata che è un'occasione ulteriore per sensibilizzare tutta la comunità, il popolo di Dio, al dire no, no alla solitudine, il no a quella difficoltà di comunicazione che spesso avviene fra generazioni. Oggi è molto importante nella relazione l'occasione di creare incontri, di creare dialogo tra un io e un tu, dove il tu è una persona che va ascoltata e dalla quale si può ricevere tantissimo nutrimento. Il nonno, l'anziano hanno un valore fondamentale nel nostro cammino di vita e questo in un periodo come quello che stiamo attraversando e come abbiamo attraversato con la criticità pandemica, diventa un aspetto fondamentale per rendere la nostra società umana e non disumanizzarla o anestetizzarla. L'ufficio liturgico della nostra diocesi di Bologna ha divulgato quelle che sono le indicazioni proprio per le celebrazioni di domenica 25 luglio e anche per le messe prefestive di sabato, in riferimento a quello che sarà una preghiera dei fedeli specifica durante la celebrazione, nonché per la benedizione finale. Indicazioni molto chiare e semplici per dire anche nella celebrazione eucaristica un insieme di preghiera, tutti uniti spiritualmente insieme ai nostri fratelli e sorelle anziani.